Buongiorno ragazzi, cominciamo a parlare oggi dei poligoni. Ho rappresentato sul foglio due piani, il piano alfa e il piano beta. All'interno di questi piani ho rappresentato delle linee spezzate, chiuse, semplici. Sapete che perché si abbia una spezzata chiusa semplice bisogna avere almeno tre segmenti. Infatti in questo caso sono esattamente tre segmenti, in questo caso sono quattro. L'insieme dei punti del piano interni a questa spezzata, insieme ai punti che definiscono la linea spezzata semplice, costituiscono una figura geometrica chiamata poligono. Che cosa c'è all'interno di un poligono? Allora, analizziamo questo poligono che io ho disegnato. Vedete, c'è il segmento AB, BC, CD, DE ed EA, che prendono il nome di lati del poligono. Poi ci sono i punti A, B, C, D, E, estremi dei lati, che prendono il nome di vertici. Abbiamo gli angoli alfa, beta, gamma, delta, epsilon, che prendono il nome di angoli interni o semplicemente angoli del poligono. Un segmento avente per estremi due vertici non consecutivi prende il nome di diagonale. Allora io vado a tracciare le diagonali seguendo appunto questa regola. Utilizzerò la penna rossa. Un segmento avente per estremi due vertici non consecutivi, quindi per esempio una diagonale può essere AD. Perché? Perché il segmento AD prende due vertici non consecutivi. Ancora un'altra diagonale può essere BD, perché anche B e D sono vertici non consecutivi. Ancora AC e B e C. Queste sono tutte diagonali. Nel linguaggio matematico, un poligono si indica con le lettere dei suoi vertici, scritte in senso antiorario. Quindi è per questo che io ho messo le lettere A, B, C, D, E in senso antiorario. Vediamo un'altra caratteristica dei poligoni. Abbiamo detto, per esempio, quindi anche questo poligono è formato da AB, BC, CD e DA. Quindi questi segmenti uniti insieme formano la spezzata chiusa semplice. Io posso calcolare quanto misura il contorno della figura e questa nuova misura si chiama appunto perimetro. Perimetro uguale somma dei lati e si indica in simboli così, con un 2 e una P minuscola accanto. Quindi, se io volessi calcolare la somma dei lati e quindi il perimetro di questo poligono, dovrei addizionare la misura del lato AB più la misura del lato BC più la misura del lato CD più la misura del lato DA. Questa è la misura del perimetro. Un'altra misura che studieremo più avanti è quella del calcolo dell'estensione del poligono, cioè della superficie occupata dal poligono, in poche parole dell'area, che si indica con la A maiuscola, ma questo lo studieremo più avanti. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Il termine poligono deriva dalla lingua greca, da molti e angoli. Quindi diciamo la parola poligoni che deriva dal greco vuol dire appunto molti angoli. In un poligono il numero dei vertici, il numero dei lati, il numero degli angoli è lo stesso. Tale numero dà il nome al poligono. Ad esempio, se io ho una figura che contiene tre vertici, tre lati e tre angoli, prende il nome di triangolo. Se invece ho una figura con quattro lati, quattro vertici e quattro angoli, parlerò di quadrilatero.
Se ho una figura con 5 lati, 5 vertici e 5 angoli, parlerò di pentagono. In questo caso sono ancora 4 e parlerò di quadrilateri e così via. Esagono, eptagono, ottagono, ennagono, decagono, endecagono, dodecagono e così via.